Buone notizie per chi è stufo di comprare l'acqua in bottiglia. Secondo i referti dell'Osservatorio Ambientale di Diritto per la Vita, l'acqua di molti comuni locridei sarebbe infatti potabile. I risultati dei monitoraggi sui vari campioni d'acqua e sull'eventuale presenza di metalli pesanti tossici responsabili di varie e gravi patologie lascerebbero infatti ben sperare. I rapporti di prova sulle analisi dei circa 80 campioni esaminati sono pubblicati sul portale acquapotabile.crownup.com. dove, oltre ai rapporti sulla radioattività, sono consultabili anche quelli sulla prova delle acque dei comuni di Siderno, Roccella Ionica, Marina di Gioiosa, che hanno sottoscritto un formale protocollo con l'osservatorio. Sulla potabilità dell'acqua ne è convinto anche il presidente dell'Osservatorio Ambientale Diritto per la Vita, Arturo Rocca, che ha organizzato vari eventi dal titolo Acqua in piazza per far scoprire, o meglio riscoprire ai cittadini, l'acqua del rubinetto di casa propria. L'acqua e la piazza, racconta Rocca, sono da sempre un luogo sociale ed è prezioso, oltre che economico, tornare ad attingere l'acqua della fontana. Questa manifestazione oggi è stata organizzata, anzi è il primo degli eventi che avrà per titolo Acqua in piazza, perché noi abbiamo analizzato le acque da Monasterace fino qui ad Antonimina e abbiamo i risultati delle analisi e le acque sono tutte ottime e migliori di quelle che si comprano in bottiglia. Per cui abbiamo deciso di pubblicizzare con degli eventi l'acqua del rubinetto, che è sicuramente un'acqua salutare, un'acqua ottima e non ha nessun tipo di problema. Per cui questo è il primo evento che è stato organizzato per riportare l'acqua al centro della piazza e far tornare la piazza all'acqua, cioè la gente che torni ad attingere l'acqua alle fontane e la fontana diventi nuovamente un luogo di socialità, anche perché è un luogo che tradizionalmente, soprattutto qui dalle nostre parti, la fontana è stato un luogo dove si è sempre discusso, dove ci si è incontrati e dove si è andato ad attingere l'acqua, un'acqua ottima per la propria salute e soprattutto anche per le proprie tasche, perché questa è un'acqua che non costa quasi nulla, mentre l'acqua imbottigliata costa a ogni famiglia tra i 210 e i 200 euro all'anno e compriamo acque che vengono da distanze anche di più di 1000 chilometri e vengono portate in bottiglie di plastica che cedono all'acqua delle parti che sono molto dannose per la salute. Ecco perché noi abbiamo deciso con questo genere di eventi di pubblicizzare l'acqua pubblica, anche perché abbiamo le prove che l'acqua è ottima. Tant'è vero che noi in questa giornata apporremo una targhetta proprio sopra la fontana dove c'è scritto quali sono le qualità organolettiche dell'acqua e c'è un codice a barre dove si può avvicinare uno smartphone ed avere immediatamente visionare il risultato delle analisi che sono pubblicate sul nostro sito.